In settimana la Commissione Sanità e Assistenza ha espresso parere favorevole ai disegni di legge su finanziaria, bilancio di previsione 2015 e pluriennale fino al 2017. La Commissione Ambiente ha proseguito l'esame della proposta di riordino delle aree protette e dei Sacri Monti e in seduta congiunta con la Commissione Energia ha svolto una serie di audizioni sul progetto ENI per la realizzazione di un pozzo esplorativo a Carpignano Sesia nel Novarese. Che cosa può offrire OpenStreetMap ad amministrazioni pubbliche e cittadini? Se ne è parlato a PA 140, convegno organizzato dal Consiglio regionale sui temi del digitale, della partecipazione, delle piattaforme social nelle pubbliche amministrazioni. Mike Moffo, consulente per la campagna 2012 di Barack Obama, è stato ospite a Palazzo Lascaris. Occasione è la conferenza stampa di presentazione di Election Days Off, workshop di alta formazione di comunicazione politica. PA 140 si è chiusa a Palazzo Lascaris con le premiazioni dei vincitori del Mappathon di Piemonte Visual Contest. Primi tre classificati rispettivamente i progetti relativi ai sentieri del Roero, all'accessibilità per i disabili e alla mappa dei musei di Torino. Notizie sempre più multimediale. Il magazine della Regione Piemonte ora si può leggere anche tramite un'app, scaricabile dagli store di Apple e di Google, con contenuti multimediali che arricchiscono gli articoli. Proseguono gli incontri del caffè letterario nei locali della biblioteca della Regione, ogni giovedì alle 15.30. Prossimi e ultimi appuntamenti il 16 e il 23 aprile, con i libri Silenzi, il destino alle 18 di Giovanni Cordero e Dimentica di Graziella Naurat. È stato ristampato e aggiornato nei contenuti il tascabile dedicato ai Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, inseriti nel patrimonio dell'UNESCO. La pubblicazione in occasione di Expo 2015 è distribuita gratuitamente presso l'URP.